studia un testo da cantare, cioè una cosa assurda, anche perché poi se tu sei lì in attesa che la casa discografica ti dia un brano da cantare, significa che non guadagni, cioè non guadagni niente, non guadagni soldi. E poi c'è anche, purtroppo, parliamo di The Voice, che tra un po' inizierà. C'è gente che ha mandato le mail per partecipare al casting e purtroppo non è stata chiamata. C'è gente che l'ha mandata molto prima e non hanno avuto risposta. Io ieri mi sono permessa di mandare direttamente anch'io di nuovo un'email a The Voice e la loro risposta è stata: se non abbiamo dato risposta perché già abbiamo persone. Molto probabilmente è una questione che quando uno invia le mail, praticamente è già una preselezione, perché nel senso, se la mia cover, la mia traccia che ti ho mandato non ti piace, poi viene incestinata, vuol dire già che sono stato selezionato a non partecipare al casting. È già, tra virgolette, una presa in giro. E vabbè, è tutta, secondo me, una questione per far pubblicità, che pubblicizzavano molto: inviate le mail a chiocciola, appunto, non diciamo a chi di dovere, e poi alla fine non sono stati né contattati né chiamati. Poi c'è anche da dire, chi va a partecipare a questi programmi si fa il provino che dura 10 minuti, sono in ballo poi tutto il giorno, persone che vengono da tutta Italia restano lì per fare un provino di 10 minuti, dopodiché, finito il provino, li fanno ancora attendere in un'altra stanza, entra una e gli dice sì, ne faremo sapere, quel faremo sapere per me significa no, sarebbe più carino che uno dicesse no, non ci sei piaciuto, eccetera, eccetera, e va bene, mi sto dileguando, mi sto andando oltre, come sempre. E quindi anche un po' di rispetto per queste persone che vanno lì creando, sperando di partecipare a un programma televisivo che per loro magari è il loro sogno. Poi comunque ci sono anche dei contest dove si può partecipare, e in questi contest purtroppo cosa dicono? E per partecipare dovete versare dei soldi. E vabbè, magari uno è anche disponibile e lo fa, però c'è da dire che se è disponibile e lo fa, deve sempre, insomma, lo fa perché lui crede in quello che sta facendo, per promuovere la sua musica, per farsi conoscere, eccetera, eccetera. Va bene che tutte queste cose qui, farsi conoscere alla radio, farsi conoscere in televisione, è bello, cioè a una persona può piacere di partecipare a tutte queste cose, però purtroppo tante volte sei limitati perché la gente che veramente ti vede, ti guarda, tante volte magari non ti apprezza per come sei, per quello che dai e per come fai. Io non ho, penso, nient'altro da aggiungere su questo argomento. Se mi verrà in mente qualcos'altro lo dirò, penso, domani o in giornata, boh, non lo so. Questo era il mio pensiero, che penso io, e penso che il mio pensiero è un po' di tutti riguardo a questi programmi televisivi tipo Amici, The Voice, X Factor, eccetera, eccetera. E non è una perdita di tempo, perché comunque è sempre un'esperienza andare lì, sei a contatto con tante persone, eccetera, eccetera. Però, tra virgolette, purtroppo tante volte ci sono delle delusioni. Buona domenica a tutti, io ho terminato anche oggi per la serie, che è come se stessi facendo un programma televisivo, no, ma invece no. Buona domenica a tutti.